La lezione e do subito la parola a Piero che introduce la lezione di oggi e la presentazione del professore. Prego, Piero. Grazie Roberto, grazie per il tuo aiuto, sempre prezioso. Allora, Salvatore Cingari è professore ordinario di storia delle dottrine politiche presso l'Università per Stranieri di Perugia. È uno studioso, ha lavorato a lungo nei primi anni delle sue attività di ricerca sul pensiero, la figura e il ruolo culturale di Benedetto Croce. Ricordo di questo periodo delle opere fondamentali, diciamo, per la storia di questo grande pensatore del Novecento. Il giovane Croce, una biografia etico-politica, Rubbettino 2000. Alle origini, questa è un'altra opera del pensiero civile di Benedetto Croce, modernismo e conservazione nei primi 20 anni dell'opera, 1882-1902, editoriale scientifica. Poi ha studiato il pensiero politico-sociale di Ernesto Balducci e la globalizzazione, è un Libreria Chiari del 2004. Anche, diciamo, lui svolge anche opera di organizzazione culturale e di, diciamo, messa al lavoro di figure intellettuali italiane. Ricordo a questo proposito un libro del 2003 in cui c'è Banti, ci sono tanti altri studiosi italiani che si interrogano su questo problema. La tradizione culturale italiana e l'altro. Cinque lezioni tra passato e presente, pubblicato nel 2003 appunto da Castelvecchi. Questa attitudine, diciamo, a esplorare la storia della cultura italiana, ma sempre in relazione al contesto storico, al contesto economico e sociale, soprattutto sociale, è una delle cifre, originali del suo percorso di studioso. È ritornato di nuovo su Benedetto Croce con il libro Non si sente. Dietro Non si sente. l'autonarrazione, Benedetto Croce tra Stato liberale e Stato democratico, Mimesis 2019, e diciamo Non vuoi negli ultimi parlare. tempi. Scusa Piero, ha chiuso il microfono. Hai chiuso il microfono. Scusate, sì, si è chiuso involontariamente. Chiedo a Dicevo chi che non deve parlare, per favore, di fare attenzione al nostro microfono. pubblicato Cingari nel 2020 per Futura La meritocrazia, storia e critica di un'ideologia, che è il tema che affronteremo questa sera, su cui dirò brevissimamente poche cose. Ci tengo a sottolineare, diciamo, il rilievo di questo suo ultimo lavoro, Gramsci in inglese, Joseph, io leggo perché il nome mi sembra tedesco, Joseph Buttigieg, poi Salvatore mi corregge, la traduzione del prigioniero. Questo studioso è il traduttore in inglese di Gramsci, è un autore che ha un grandissimo merito, cioè quello di aver fatto conoscere questo nostro grande pensatore, non solo al pubblico anglo-americano, ma al pubblico internazionale, perché, come sapete, l'inglese è purtroppo il latino del nostro tempo. Poi, ecco, Salvatore Cingari è autore di diversi saggi tradotti in diverse lingue europee, ma non sto qui, diciamo, ad allungare il suo profilo biografico. Mi importa introdurre subito il tema di questa sera, cioè l'ideologia meritocratica contro la democrazia e contro lo Stato sociale. Vedete,
Intanto devo dire che il tema del merito è un tema che ha una sua, diciamo, un suo percorso storico. Salvatore è ritornato, ha ricostruito spesso storicamente nei suoi saggi il diverso modo in cui il merito è stato valutato nelle diverse stagioni della storia europea. Tuttavia, io voglio dire. Voglio cercare di precisare, poi lo farà meglio di me, naturalmente Cingari. Il merito, quello del merito, è un criterio di valutazione che appare in sé come un criterio fondativo di una giustizia valutativa, cioè si premia chi è più bravo, chi è più capace, chi è più preparato e quindi diciamo. Si premia giustamente chi si è sforzato di più per migliorare se stesso, per rendersi più capace, per rendersi alla fine più utile all'intero corpo sociale, no? Non a caso noi, diciamo, in tutti i sistemi democratici, si accede alle cariche pubbliche attraverso concorsi che valutano il merito, no? Non potremmo utilizzare. Tuttavia, dietro questo criterio che appare al senso comune, come al solito, un criterio inoppugnabile e indiscutibile, si cela l'inganno, cioè si cela il fatto che chi arriva ad essere più bravo, spesso viene da una condizione di vantaggio immeritato o comunque che ha ereditato senza nessun merito. Per cui ai nastri di partenza della corsa per la vita, molti che poi diciamo, acquisiranno posizioni apicali lo faranno grazie al fatto che ai nastri di partenza sono diversi metri più avanti degli altri. Noi sappiamo che in una società libera noi che abbiamo studiato Marx, scusate la parentesi, sappiamo che la libertà formale, che è una libertà importante, dovrebbe presupporre anche una libertà sostanziale, cioè la possibilità per tutti di accedere ai mezzi della formazione, della cultura, eccetera. Questo invece non avviene nella società divisa in classe in Italia, avviene sempre meno. Perché c'è stata negli ultimi decenni una regressione sociale, una diminuzione del welfare che ha interrotto l'ascensore. Per favore, chiudete i telefoni, chiudete i microfoni. Ha interrotto l'ascensore sociale, così che le classi si riproducono in maniera meccanica e non c'è nessun passaggio tra, diciamo. Tra un ceto e l'altro, ma l'ho fatta già abbastanza lunga, darei subito la parola a Salvatore Cingari per cominciare la lezione, ringraziandolo naturalmente per aver accettato di essere con noi questa sera. Bene. Allora, mi vedete voi? Io non mi vedo Sì, più. Salvatore, bene, io Ecco, ti sì, vedo. perfetto. Allora, no, e sono io e ringrazio Piero per avermi coinvolto in questa scuola che già l'altro anno, insomma, io ho avuto modo di vedere alcuni incontri, è stata veramente di alto livello, ma soprattutto mi sembra che ha risposto a quell'esigenza. Su cui insomma spesso si è tornati nel ciclo passato. E quindi è un piacere essere qui. Ringrazio anche ovviamente Transform Italia, Morea, Unione Popolare, anche insomma sotto la cui egida insomma anche si svolgono queste lezioni. E ringrazio ovviamente tutti coloro che sono collegati. Allora, sì, ovviamente negli ultimi mesi, diciamo nell'ultimo anno, questo tema del merito e della meritocrazia è in modo particolare entrato nell'agenda setting
ricorrente, diciamo, dei media, del dibattito pubblico. Perché ovviamente, in particolare in Italia, c'è stata questa nuova denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito che diciamo, ha sollecitato in modo particolare il dibattito. Tuttavia, ovviamente, era ormai una ventina d'anni che il tema e la questione del merito è stata prepotentemente rilanciata nella retorica pubblica. E appunto nel dibattito pubblico, e sempre diciamo con questa torsione positiva appunto del termine. Forse può aiutare a introdurre il tema, spiegare come personalmente mi sono avvicinato alla questione. E questo è avvenuto più o meno a cavallo dei primi 2 decenni del secolo, del millennio. Nel momento in cui, diciamo, dopo la crisi dei subprime nel 2008, diciamo, la crisi dei subprime non è stata seguita da diciamo, misure volte a cambiare il modello di sviluppo, no? Ma anzi a un rincrudimento del paradigma austeritario. E vedevo che uno dei risultati di questo rincrudimento era quello non di rilanciare quindi ricette redistributive, non rilanciare l'attenzione sulle crescenti diseguaglianze, bensì anzi sostenere che bisognasse direzionare le risorse in modo diverso, in modo più razionale, con criteri giusti e criteri che dovevano essere per l'appunto meritocratici. In particolare, questo ovviamente avveniva nel mainstream, sia di centrosinistra che di centrodestra, ovviamente. C'è uno studio che mostra proprio come nell'agenda setting dei giornali. Dei più grandi giornali italiani, ma il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore, così come Repubblica, è proprio dal 2004-2005 che inizia a ricorrere questo tipo di refrain, cioè la meritocrazia come via per rilanciare il paese. Ovviamente tutto ciò valeva anche in modo particolare per il campo specifico mio professionale, che era quello dell'università, cioè a fronte di una situazione per cui in Italia si investiva sull'università e la ricerca meno che in tutti gli altri grandi paesi dell'Occidente, si investiva e si investe tuttora meno che nei grandi paesi d'Occidente, si abbatte la legge Gelmini. Decurtando un'ulteriore fetta importante da questi investimenti. Ricordiamo che uno dei consulenti della Gelmini, appunto Roger Abravanel, l'autore del bestseller del 2008, Meritocrazia, e il risultato è che riguarda la questione dell'università e della ricerca. Si continuava a sostenere che il problema non era investire di più e aumentare le risorse, ma direzionare le risorse sul merito e sull'eccellenza. Poi vedremo come tutte queste problematiche andranno anche a interessare la scuola. Allora, ovviamente, io mi sono detto che qualcosa probabilmente non andava perché. Era evidente che si trattava di un escamotage ideologico per giustificare la crescente impossibilità di effettuare la spesa pubblica e quindi di rispondere ai reali bisogni sociali delle persone. Allora, essendo uno storico del pensiero politico, ho cercato di andare a vedere un po' dove originasse questa questione meritocratica, la parola, il concetto. E ovviamente mi sono imbattuto in ciò che oggi comincia a essere
più universalmente noto, cioè nel fatto che il termine viene reso diciamo, si consolida nel linguaggio politico occidentale con il sociologo inglese Michael Young, che nel 58 scrive questo The Rise of Meritocracy, che è un romanzo sociologico, una distopia che immagina che il mondo si, anzi l'Inghilterra, diciamo, perché il romanzo è tutto incentrato sull'Inghilterra, si va a dividere appunto in una minoranza, in un'elite di ceti direttivi selezionati attraverso test di intelligenza e una massa di diretti invece dediti appunto a lavori manuali. Il termine in realtà l'aveva utilizzato nel 56 un altro sociologo inglese come Young, laburista, in un articoletto, e anche, ed era Alan Fox, che non viene citato da Young, ma la cosa che va sottolineata è che sia Fox che Young lo utilizzano in termini negativi, cioè il termine nasce a significare, a indicare in Young una distopia, ma anche Fox, in questo breve articolo, sostanzialmente dice: attenzione a promuovere il discorso meritocratico, perché la meritocrazia è sostanzialmente sostenere che, cioè promuovere i più dotati nella scala più alta della società. E questo, lui diceva, è un pensiero conservatore, mentre il socialismo deve guardare invece a una promozione e a la via per elevare tutto il corpo sociale. Ecco, il fatto che il termine nasca in termini distopici si lega, e quindi appunto a significare qualcosa di negativo, si lega subito proprio alla questione che abbiamo cercato di porre al centro del percorso che faremo in questa lezione, e cioè il fatto che fin da subito, no, il termine si pone in contrapposizione con la democrazia stessa. Lo stesso Young nel romanzo che immagina che a un certo momento la Camera dei Lord prende il sopravvento sulla Camera dei Comuni, perché la Camera dei Lord inizia a essere selezionata sulla base dei test di intelligenza e quindi prende il sopravvento sulla Camera dei Comuni. E Young poi a un certo momento lo dice chiaramente, ma va sempre interpretato in controluce, perché il protagonista del romanzo è un sociologo filo meritocratico, e quindi bisogna sempre cercare di capire, ma la metafora, la metafora è sempre abbastanza chiara, abbastanza evidente. E Young a un certo momento proprio dice chiaramente che la meritocrazia non è il governo del popolo, ma è il governo dei più dotati, della parte dei più intelligenti del popolo. Possiamo anticipare, poi ci torneremo verso la fine della lezione, che si tratta sostanzialmente di un ritorno alle visioni censitarie, no, non basate in questo caso sul censo, ma sull'aspetto cognitivo, sull'aspetto dell'intelligenza, che comunque c'era già nel periodo, insomma, della selezione censitaria, diciamo. E quindi questo tipo di messaggio, cioè la divaricazione fra meritocrazia e democrazia, viene percepito subito dai lettori più perspicaci dell'opera. Pensiamo a Raymond Williams, il grande studioso inglese, uno dei padri dei cultural studies, che nella sua recensione sottolinea proprio questo, dice che appunto Young aveva messo in contrapposizione meritocrazia e democrazia. La stessa cosa sottolinea l'olivettiano sociologo italiano Cesare Mannucci nella prefazione all'edizione italiana del 64,
in cui, proprio pubblicata da Edizioni di Comunità, in cui proprio dice la meritocrazia è il contrario della democrazia, in quanto l'uguaglianza delle opportunità e sostanzialmente l'uguaglianza dell'opportunità di diventare diseguali. Questo è un altro concetto che Young esprime e riprende in realtà questo e poco invece circola abbastanza poco è circolato abbastanza poco in questi anni da Richard Henry Towne, il grande storico ed economista inglese vissuto fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, che è uno dei grandi ispiratori di Young, quindi un neofabiano della seconda ondata, che appunto sosteneva questo, cioè metteva in guardia dall'idea che l'uguaglianza dell'opportunità, come diceva prima Piero, senza guardare che l'uguaglianza dell'opportunità di per sé possa sortire risultati democratici, in quanto ovviamente bisogna vedere quali sono le condizioni di partenza. E questo è ovviamente ci riporta alla mente, per esempio, può essere utile aprire questa piccola parentesi, l'articolo 3 della Costituzione italiana, no? Che parla della necessità che lo Stato rimuova gli ostacoli per promuovere, no, le pari opportunità di sviluppo della personalità dei soggetti. Però, appunto, attenzione, perché questo era un aspetto che già Tone, poi appunto anche Young su questa linea, sottolinea, cioè che nel momento in cui le pari opportunità sono intese come pari opportunità di sopravanzare gli altri, di competere con gli altri, di diventare, diciamo, accumulare più potere rispetto agli altri a fini privati e non a fini sociali, e allora tutto ciò sortisce risultati socialmente negativi. Lo stesso articolo 3 della nostra Costituzione, infatti, non è che dice che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per consentire a ognuno di assumere posizioni privilegiate nel mercato e diventare, diciamo, un grande. Una persona particolarmente ricca e via dicendo, dice che ci devono essere pari opportunità per realizzare la propria personalità, che è qualcosa di diverso. Ora, dietro ovviamente questa la riflessione di Young, così come l'articoletto di Fox. Poi diciamo che prima ancora c'è stato nel 54 il grande romanzo di Vonnegut, Player Piano, in cui si parla di merit system, e anche lì c'era questa divisione, no, tramite i test fra dei tecnici che stavano al potere, quindi era un tema che circolava molto, e ora diremo perché. Comunque, dietro la riflessione di Young e di Fox c'era anche il problema proprio dell'istruzione, e cioè il sistema scolastico inglese uscito fuori dalla riforma del 1944, l'Education Act, che stabiliva un esame a 11 anni per tutti gli inglesi, e poi sulla base di questo esame, che era costituito da un test, si praticamente divaricavano in tre direzioni i ragazzi, cioè i migliori nelle grammar school, poi c'era una scuola di tipo intermedio e poi le scuole a indirizzo tecnico-professionale. Poi tutto questo nel sistema inglese era parallelo alle public school, che poi sono le scuole private, che rimanevano ovviamente in piedi per l'elite. Questo era un sistema che nasceva con finalità democratiche, perché l'idea era quella che tutti i soggetti venivano sottoposti a questo tipo di esame, e quindi alla fine anche il figlio dell'operaio, il figlio del contadino aveva la chance di poterlo. Questa era la stessa idea che aveva Benedetto Croce quando concepì quella riforma, quando
quando era ministro dell'istruzione, che poi gli fu bocciata dal Parlamento e che Gentile riprese sostanzialmente nel prima degli inizi del fascismo, ovviamente non ebbe difficoltà a far approvare. E Croce cosa dice in un testo abbastanza raro, non più ripubblicato, della commissione parlamentare? Dice: ma a me mi accusano di essere antidemocratico, ma questo esame a 10 anni per andare nella scuola col latino, e non è una cosa antidemocratica, perché a 10 anni ancora non c'è il condizionamento ambientale sui soggetti. Quindi pensate un grande filosofo come Croce che dice una cosa che oggi ci sembra una bestialità, senza esagerare, insomma, perché tutta la psicologia, la pedagogia, ovviamente ci dice che invece fin dal momento della gestazione i soggetti sentono un condizionamento del clima familiare e sociale che gli sta intorno. Quindi, in Inghilterra, diciamo, questa riforma del 44 era stata implementata dai conservatori, ma sulla base di battaglie laburiste. Quindi il laburista Young, ex, anzi, perché poi lui era uscito dal partito, anche se rimaneva intellettuale di area, ovviamente era interessato, come anche Fox abbiamo visto, a avvertire la sinistra che quella non era una strada, era una strada solo apparentemente democratica. L'altro aspetto che intendeva Young ricostruire era quel produttivismo dirigistico di tipo tecnocratico, influenzato da un certo filone del fabianesimo, i coniugi Webb, John Bernard Shaw, e che tendeva a sostanzialmente reagire alla competizione della guerra fredda con il produttivismo, con il dirigismo, con appunto una statalizzazione dell'economia di tipo tecnocratico e verticale, in cui si perdeva la partecipazione della base popolare sostanzialmente. Questa era la polemica che stava alla base e che ovviamente esaltava l'aspetto selettivo basato su quest'idea di merito, su cui ora torniamo subito. Attenzione, perché quindi siamo in una fase ancora fordista, una fase ancora fordista in cui anche e anche welfarista, ma il produttivismo che c'è alla base, che produce il paradigma meritocratico, rimarrà e anzi sarà ancora più esaltato via via che questo sistema si andrà liquefacendo nel post-fordismo. Infatti vedremo che poi fra anni 80 e anni 90 verrà rilanciato questo diciamo ideologia dopo una parentesi su cui ora torneremo. Quindi è appunto perché c'è questo legame fra il produttivismo, su cui peraltro diciamo il ciclo dell'anno passato della scuola di Piero ha abbastanza insistito e focalizzato, è legato a questo discorso del merito, perché ovviamente uno dei temi del The Rise of Meritocracy, che ora fra poco lasceremo, e quello della relatività, ovviamente, del concetto di merito rispetto a contesto storico, sociale. Ovviamente ogni sistema ha un suo equilibrio di potere e dal un determinato equilibrio di potere scaturisce l'idea di merito, un'idea di merito. Ovviamente. Quindi in Young è forte l'idea che il merito non costituisca una esaltazione della differenza individuale, ma anzi la vada a reprimere, cioè è un elemento autoritario perché costringe i soggetti a essere valutati e selezionati sulla base di un valore che viene considerato superiore ad altri. Infatti, verso la fine di The Rise of Meritocracy si immagina che c'è questa rivolta che viene definita rivolta populista da Young, ma esplicitamente con riferimento al populismo russo, che è altra cosa dal neopopulismo di destra di oggi, e questo è un elemento su cui poi dopo torneremo.
E tra l'altro una rivolta mossa dai lavoratori manuali in alleanza con le donne del ceto privilegiato, e questo è importante perché sta a significare proprio questo elemento della differenza, no? Rispetto al modello produttivistico patriarcale. In Yang c'è questo elemento forte antipatriarcale. Questo è importante. Perché è importante? Perché quando invece fu rilanciato, dopo una parentesi degli anni 70, diciamo, con Reagan e la Thatcher, questa tematica, e sotto la Thatcher il discorso del merito era un discorso che veniva visto come esaltazione anche della libertà dell'individuo e della differenza, cioè fa parte di quella sussunzione dei valori di libertà del 68 che vengono appunto inglobati dentro il nuovo spirito del capitalismo, sganciati dalle tematiche sociali. E cioè il merito contro l'omologazione dei partiti, l'omologazione impressa dall'egualitarismo, l'omologazione impressa dai sindacati, via dicendo. In realtà, per Yang è il merito che sta al centro di un dispositivo di omologazione che discende dal potere appunto produttivistico, volto ad assoggettare tutto alle esigenze del mercato e della competizione. Ora, diciamo che quindi tutto questa parola nasce in senso marcatamente negativo, come abbiamo visto. E com'è che piano piano poi assume anche un significato positivo? Avviene prevalentemente negli Stati Uniti. Possiamo citare anche un testo del 63 di John Garland, che è Excellence. Ma il testo chiave, che poi si lega anche di più, e quindi, dato che abbiamo limiti di tempo, mi soffermo solo su questo. Il testo di Daniel Bell, Meritocracy and Equality del 1972, che tra l'altro non è stato, che poi viene fatto rifluire nel testo complessivo sulla società post-industriale di Daniel Bell, che non è mai stato tradotto in italiano. E in questo saggio Daniel Bell mostra proprio come il passaggio della parola meritocrazia, ora vedremo in che termini, in senso positivo, avviene proprio per attaccare i dispositivi di redistribuzione dello Stato sociale. Infatti, Daniel Bell cosa dice in questo saggio? Daniel Bell è preoccupato del cambiamento del DNA che lui avverte nella costituzione materiale degli Stati Uniti, nel senso che secondo lui, appunto, gli Stati Uniti nascono all'insegna di un liberalismo che promuove la libertà dei punti di partenza, la parità dei punti di partenza, mentre invece l'approfondirsi del New Deal, con gli atti affermativi, con le riforme di Lyndon Johnson, con tutto quel tentativo di rispondere alle rivendicazioni plurime di diritti che abbiamo con la contestazione, con il Black Power e via dicendo, fanno sì che invece gli Stati Uniti stanno diventando un paese socialista sostanzialmente, no? E Daniel Bell se la prende con John Rawls, che aveva in qualche misura nel 71, l'anno prima, in A Theory of Justice, sistematizzato, quasi formalizzato l'idea di redistribuzione, no? Cioè la diseguaglianza va bene, ma solo nella misura in cui chi va a stare meglio aiuta chi sta peggio a stare un po' meglio, no? Questa era
il principio di differenza, no? di Rawls. E Rawls nel suo libro attacca la meritocrazia entrata nel circolo del pensiero politico dopo Young, dicendo che un sistema che è basato solo sulla carriera aperta ai talenti e che quindi promuove soltanto i più dotati e che è un sistema che dimentica che in un sistema democratico bisogna pensare e investire soprattutto su chi non è dotato e che le doti e i talenti in sé sono immeritati e per questo vanno visti come funzioni sociali, come servizio. Questo un po' era anche l'idea di Rousseau. Tra parentesi, appunto, io ometto di parlare delle premesse, sono partito dalla nascita del termine, ma poi dovremmo andare a vedere Marx, gli illuministi, Blanc, Saint-Simon, eccetera, ma non abbiamo tempo. Perché il tema ovviamente esisteva anche prima che nascesse la parola, no? Allora, Abel invece dice che cosa? Dobbiamo puntare non su un'eguaglianza di risultati, ma su una maggiore meritocrazia. E questo perché? Anche perché, dice Bell, si rende conto, e Bell è assieme ad Alain Touraine, uno dei grandi sociologi che si rende conto presto, precocemente, che stavamo cambiando sistema produttivo, si stava andando al post-fordismo. E quindi anche in una situazione in cui la competitività aumentava ancora e quindi era necessario a suo avviso aumentare il tasso di la capacità di selezione, no? E quindi appunto la meritocrazia. Ora, in questo stesso periodo, invece, nell'Europa continentale, il termine meritocrazia tendenzialmente continua a mantenere un significato non tanto positivo o ambiguo, ambivalente. Infatti, mentre tutti questi discorsi che sto facendo, se sono fatti a ventenni o a trentenni, ovviamente li lascia in genere spiazzati perché sono sempre stati abituati a un'idea positiva di meritocrazia. Chi invece ha almeno più di 40 anni o forse 50, rimane meno spiazzato perché in realtà per un lungo tempo nell'Europa continentale il termine ha avuto un significato. Se voi andate a prendere il dizionario politica della UTET Bobbio Matteucci, andate a prendere la voce di Fischer, del pedagogista Fischer, meritocrazia, poi vedete che Fischer verso la fine proprio dice, la prima edizione del 76, Fischer dice sì, ma comunque la meritocrazia è un qualcosa che, di non tanto utilizzabile, ce l'hanno dimostrato Marx che ci ha spiegato che bisogna guardare ai bisogni più che ai meriti. E ce l'ha spiegato anche Bourdieu, su cui ora diremo qualcosa, che ci ha spiegato come la parità dei punti di partenza serva a poco quando poi alle origini ci sono dei gap dovuti al contesto sociale. Nella seconda edizione dei primi del 2000 del dizionario di politica la voce cambia un po', ma non tanto il senso. Questo per dire che chi ha più di 40-50 anni probabilmente ha ricordo che la parola meritocrazia non è sempre stata, ha avuto tutta questa buona stampa. Tant'è vero che nel periodo del 68 la meritocrazia era uno degli obiettivi critici, in parte sia per quanto riguarda il mondo della scuola e dell'università, cioè l'idea che la scuola e l'università selezionassero un'elite senza guardare appunto e quindi riproducendo il privilegio originario, ma anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, le premialità meritocratiche erano un escamotage dei padroni per poter a loro volta selezionare sulla base di criteri arbitrari e
E magari bypassare anche la crescente tendenza ai contratti nazionali. C'è scritto anche Trentin su questo. Ora, il discorso sulla scuola e l'università ci riporta appunto a Bourdieu. Non a caso, in questi giorni è uscito un libro di Ricolfi, che è uno degli ispiratori del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che attacca, oltre a Don Milani, anche Bourdieu. Bourdieu, ovviamente, come probabilmente tutti saprete, sottolineava per l'appunto come non so, ecco, questo è importante. Mentre Young se la prendeva con la scuola differenziata e fu uno di quelli che contribuì a creare la scuola unica in Inghilterra con la legge del 1964 che istituì le comprehensive school, Bourdieu invece è uno di quelli che dice: guardate che anche la scuola unica ha dei grossi problemi, perché comunque nel momento in cui tutti i soggetti vanno nella stessa scuola, le disuguaglianze originarie dovute al contesto familiare e sociale non mancano di provocare ugualmente la selezione. E quindi per Bourdieu bisognava sia agire con una didattica volta ad aiutare quelli che stavano più indietro ad andare avanti, cosa che lui sottolinea per esempio nei Delfini, nel primo libro importante che all'università in genere non si fa, sia ovviamente il discorso è agire sulla struttura economico-sociale, sulla società nel suo complesso, non sull'università e sulla scuola. Questo per esempio, diciamo, chi oggi scrive di questi problemi in Francia, come la sociologa Durubella di origine burdesiana, sottolinea sostanzialmente. Ecco, allora, questo è un po' il clima degli anni 60, anni 70, dei fine anni 60, 70, nell'Europa continentale. E tenete conto che questo tipo di significato negativo della parola, probabilmente per inerzia, rimane fino a tutti gli anni 90. Cioè, questo per dire ai ragazzi, faccio notare sempre quando, che è proprio testimonianza della estrema storicità dei concetti politici, ma anche di come non bisogna mai naturalizzare, no, appunto, i concetti politici e le istituzioni politiche, soprattutto. Ecco, pensate che nel 98 esce La terza via di Anthony Giddens, che è stato il principale consigliere del principe di Blair, su cui ora verremo a parlare, e che sia lui che Blair di lì a poco cominceranno a parlare molto di meritocrazia. Eppure, nel 98, nella terza via, Anthony Giddens dice: attenzione, dobbiamo trasformare il welfare nel workfare, ma stando attenti a non andare alla meritocrazia, a un sistema meritocratico, perché quello vorrebbe dire fare una politica neoliberale e conservatrice. E Romano Prodi nel 99, facendo la prefazione della traduzione italiana della terza via, sottolinea proprio questo punto. Dice: guardate, Giddens lo dice, non bisogna cedere alla meritocrazia pur trasformando lo Stato sociale. Di lì a poco invece cambia tutto e Tony Blair inizierà a mettere al centro della propria retorica politica anche questo aspetto della meritocrazia. Perché? Ce lo ha spiegato bene Thomas Piketty in Capital e Ideologie, in cui Piketty ci dice che la meritocrazia torna utile nel momento in cui, in quei regimi in cui all'aumentare, al riaprirsi delle diseguaglianze, corrisponde sostanzialmente l'aprirsi delle diseguaglianze avviene in un regime formalmente democratico. Allora, per legittimare queste diseguaglianze, bisogna trovare un escamotage ideologico che ne dia una ragione. La filosofa femminista Nancy Fraser
Nel saggetto del 19, dal titolo Gramsciano, Il vecchio muore, il nuovo ancora non sta nascendo, dice chiaramente che nel pensiero liberal progressista, che ha abbracciato il neoliberalismo, la meritocrazia serve appunto come surrogato della giustizia sociale. Non si parla più di uguaglianza, ma si parla appunto di merito, cioè di rendere uguali le regole del gioco affinché, sempre la Fraser dice, una minoranza delle donne, una minoranza degli immigrati, una minoranza dei diversamente orientati sessualmente e via dicendo, sulla base delle proprie doti, riesca ad ascendere la scala sociale. Ma in questo modo sostanzialmente si riproduce quel meccanismo per cui l'elite coopta alcuni elementi della base sociale, ma le diseguaglianze rimangono tali e il corpo sociale nel suo complesso non si eleva. E già lo diceva il prima citato Richard Henry Toney, questo dispositivo fa sì che chi sta in basso accetti la situazione nella speranza e nell'idea che comunque i più bravi possano avere la possibilità di salire in alto. E l'elite accetta la situazione perché il fatto che qualcuno dei ceti subalterni ascenda alla scala sociale non costituisce un problema, anzi la puntella, la consolida a livello simbolico e non solo. Questo è il centro-sinistra che da Clinton a Obama, a Tony Blair e poi al Partito Democratico in Italia, anche se già nell'ultima fase dei Democratici di Sinistra inizia a emergere questo tipo di concetti, ma è ovviamente poco il lingotto di Veltroni che questa tematica emerge, e poi, come tutti sapete, viene radicalizzata con la retorica politica di Renzi, il quale utilizza la meritocrazia come una clava, come un manganello in funzione antisindacale, ancora una volta non a caso, no? Mettendo in contrapposizione una gioventù meritevole solo per la sua energia e quindi per capacità performativa e via dicendo, rispetto invece alle vecchie generazioni immeritevoli in quanto assistite troppo beneficiate, troppo protette e tutto quanto. E quindi la contrapposizione generazional-meritocratica si sostituisce sostanzialmente al problema della divisione di classe e della diseguaglianza. E attenzione però, ecco, a questo punto facciamo uno step successivo. E comincio ad avviarmi, tocchiamo almeno due grandi temi ancora, perché poi temo di avere ancora solo un quarto d'ora più o meno. Il discorso però del meritocratico non riguarda solo ovviamente il cotè liberal progressista. Abbiamo accennato come queste tematiche vengano rilanciate nel periodo di Reagan e della Thatcher, ovviamente col neoconservatorismo. Hanno a che fare sicuramente con un paradigma neoliberale, anche se anche lì bisogna stare attenti perché è più l'ordoliberalismo che ha a che fare con la meritocrazia, cioè con l'idea dello Stato che interviene e promuove quelle regole e quelle condizioni necessarie allo sviluppo del mercato. E questo è quell'ambiente ideologico e giuridico che negli ultimi decenni si è andato lentamente sostituendo al costituzionalismo liberale a cui fanno capo le nostre al costituzionalismo democratico a cui fanno capo le nostre costituzioni. Si è andato piano piano sostituendo quest'ordoliberalismo che invece nei trattati
dell'Unione Europea. Mentre invece c'è tutto un filone del neoliberalismo, per esempio Hayek, che è antimeritocratico, quindi non c'è una perfetta identificazione fra neoliberalismo e meritocrazia, ma sicuramente c'è un legame estremamente forte. Ecco, diciamo, ultimamente il libro più importante uscito sul tema, più importante o comunque più noto, diciamo, più noto uscito sul tema è quello di Michael Sandel, il filosofo americano comunitarista, The Tyranny of Meritocracy, uscito nel 21, tradotto in italiano per Feltrinelli, che sostanzialmente ha tanti meriti, intanto tratta, come non ha fatto quasi nessuno, la genealogia anche religiosa della meritocrazia in relazione soprattutto al protestantesimo, al calvinismo, ma soprattutto diciamo si focalizza su questa divisione sociale creata negli Stati Uniti dal sistema di testing per l'accesso all'università e che comunque era un tema già trattato, c'è un libro stupendo che non è stato mai tradotto del 2000 di Lehman, The Big Test, dove si racconta proprio la storia di come negli Stati Uniti lentamente a cavallo della Seconda Guerra Mondiale si istituisce questo sistema di testing che Abraham Vanel vorrebbe che fosse introdotto in Italia anche per la selezione negli ambienti lavorativi. Ed è un editorialista del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, teniamo conto, e come questo sistema abbia cambiato la faccia degli Stati Uniti, cioè un paese che era diseguale economicamente, ma con una certa uguaglianza sociale, nel senso di riconoscimento della dignità dei singoli soggetti, da alcuni decenni invece ha perso totalmente oltre alla mobilità sociale, ha perso anche questo senso di uguaglianza sociale, perché ormai le classi sociali sono separate, non ci sono più gli avvocati che vivono nella villetta accanto ai falegnami e i loro figli vanno a scuola assieme, non esiste proprio più, è finita questa cosa da diversi decenni. E anche la mobilità sociale, che qualche decennio in America non c'è più. E di questo ne aveva parlato anche Christopher Lasch nella Ribellione dell'Elite, che appunto focalizza nel 95 già questo tema della meritocrazia come elemento negativo. Sandel riprende tutte queste tematiche e va a sostenere che anche l'ascesa di Donald Trump va spiegata come reazione, backlash, lui dice, no? Contraccolpo a questo dominio di una meritocrazia elitaria, tendenzialmente liberal progressista, che però si è separata dai ceti popolari. Ecco, questa tesi io la considero solo parzialmente vera, nel senso che questo contraccolpo c'è stato. Ma in realtà, questo non significa che anche il neopopulismo, non abbia dentro di sé la stessa tensione, fra virgolette, meritocratica. E questo è un tema importante perché ci fa anche capire come alla base del liberal progressismo e del neopopulismo di destra, che oggi sembrano i due contendenti della contesa politica mondiale, globale, ci sia al fondo una stessa visione, che è quella del neoliberalismo, perché anche i sovranisti, anche i neopopulisti di destra, di fatto condividono il produttivismo di base, l'idea della competizione, e anche il sistema sostanzialmente neoliberale, con la differenza che ovviamente i neopopulisti più sovranisti tendono a una maggiore protezione del capitale nazionale, ma poi non tutti, perché pensiamo a Bolsonaro in Brasile, per fare solo un esempio. Ora, il tema del merito, noi lo troviamo anche
in questi neopopulisti, la Jo Littler, in uno dei libri più importanti sulla meritocrazia del 17, Against Meritocracy, che trovate in rete in accesso aperto, c'ha alcuni paragrafi interessanti su questo, dove fa vedere come i Trump, i Farage, condividono l'idea dell'uomo fatto da solo, no? E anche, diciamo, dell'underdog, no? E che è un individuo meritevole rispetto a cui lo stato sociale invece beneficia soggetti immeritevoli come le madri single, gli immigrati, soprattutto gli stranieri e tutto quanto. Pensiamo a Orban, che nel 2013, in un discorso a Londra importante, dice: noi dobbiamo sostituire, dice, lo stato sociale è un affare del passato. Noi invece dobbiamo pensare a sostituire al diritto il concetto di merito. Vedete come il concetto di merito è agito contro lo stato sociale. Ricordiamo anche il Movimento 5 Stelle, che ora si è ricollocato e rideclinato, diciamo, saldamente al centro-sinistra, a seguito anche poi di ovviamente trasfusioni di sangue di vario genere. 10 anni fa afferiva in Europa al gruppo dei sovranisti. E variamente conservatori, in cui c'era anche Farage. In quella fase lì i 5 Stelle vagheggiavano un ministero della meritocrazia, stato anticipato dai loro programmi. Poi dopo gli fu fatto levare da alcuni loro collaboratori, diciamo consulenti illuminati, probabilmente sono anche Hima. E allora vagheggiavano anche l'abolizione del titolo, del valore legale del titolo di studio, che è un tema anche spesso impostato, diciamo, in termini meritocratici, no? Lasciare libero il campo alla competizione fra le varie università, aziende, eccetera, eccetera. La Meloni, e arriviamo così, arriviamo anche al discorso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, non proprio in conclusione, ma quasi. La Meloni, se voi pensate l'autonomia differenziata su cui meritoriamente questa scuola ha dedicato attenzione lo scorso ciclo, è stata legittimata dalla Meloni proprio col discorso del merito, cioè con l'autonomia differenziata ogni regione avrà ciò che merita, sia in termini di risorse, sia in termini di risultati, no, che verranno da determinate performance che le regioni avranno sviluppato, come questo poi si colleghi al patriottismo, questo poi insomma ce lo spiegheranno prossimamente, insomma, ecco. E poi c'è questa questione dell'istruzione del merito. Che significato ha l'istruzione del merito? Lo dicevamo prima, cioè, diciamo che questo nome raccoglie un paio di decenni di riflessioni. Ho fatto i nomi prima di Scotto Di Luzio, di Ricolfi. Ricolfi, appunto, ora ha scritto questo, La rivoluzione del merito, ma un paio d'anni fa con la moglie, la Mastrocola, la scrittrice insegnante Mastrocola, ha scritto Il danno scolastico. Ma dobbiamo pensare ai libri precedenti della Mastrocola, a Galli della Loggia, e ad altri, che in questi anni hanno sostanzialmente sostenuto che cosa? Che il problema della scarsa mobilità sociale non dipende da come funziona il sistema economico-sociale e dalle diseguaglianze di classe. C'è una totale rimozione del problema del capitalismo, ovviamente, nelle pagine di queste persone, ma dipende dal cattivo funzionamento della scuola. Cioè la scuola, essendo diventata, per colpa del 68, e ovviamente, come vi ho detto, Ricolfi se la prende con Don Milani e con Bourdieu, essendo diventata troppo lassista e poco selettiva, non promuove il merito e quindi dà spazio e quindi impedisce ai più dotati dei ceti popolari di ascendere la scala sociale. Cioè la scuola non riuscirebbe più a mantenere il proprio ruolo, di veicolo di promozione sociale.
Cioè viene dato alla scuola il ruolo, l'uguaglianza, quell'uguaglianza l'unica possibile, cioè quella selettiva e meritocratica, si può avere solo attraverso la scuola, non facendo. Invece, se noi andiamo a vedere, per esempio, testo del 2008, ma poi anche altri di Jackson e Goldthorpe, che sono due sociologi inglesi, che hanno fatto un'analisi comparata in vari paesi europei e hanno visto proprio come la scuola non è mai riuscita a eguagliare e a determinare una maggiore eguaglianza, e perché sostanzialmente l'unico modo per arrivare a un risultato di queste, lo dice chiaramente Goldthorpe alla fine di uno dei suoi saggi, è che la società adotti misure di carattere socialista. È l'unico modo affinché i soggetti possano poi trovarsi nella scuola unica in delle condizioni che possono essere minimamente vicine, e per poter poi consentire a tutti di valorizzare il percorso di studio. Due ultimi punti prima di chiudere. Ovviamente fatalmente in modo veloce, però l'importante è dare un po' il senso dei tempi. Quando io dico che la meritocrazia non è solo un fatto del liberal progressismo o del neoliberalismo, nella sua versione più liberale, tra virgolette, ma anche del neopopulismo, la riprova l'abbiamo se pensiamo al ruolo che ha il tema del merito nel populismo penale. Cioè il populismo penale su cui il neopopulismo di destra, il neoconservatorismo hanno fatto le loro fortune elettorali e che continuano a fare, si basa sostanzialmente su che cosa? Sull'idea che chi sta male è colpevole del suo male sostanzialmente, cioè se lo merita. Questa è un rilancio di una ideologia a sua volta primo-ottocentesca, in cui c'era l'idea che ci fossero le classi pericolose, che la povertà fosse sostanzialmente una colpa. Se andiamo a vedere l'Inghilterra vittoriana e lo scenario, non a caso abbiamo parlato di Young, di Toney, eccetera. Questo vittorianesimo sta tornando nei giorni, è tornato da tempo nei giorni nostri. Un testo fondamentale è quello del 2003 di un allievo di Bourdieu, Loïc Vacquin, Punire i poveri, no? Cioè lui registrava come ormai all'idea che il disagio sociale vada aggredito con misure che appunto di tipo sociale, si sostituisce l'idea che il disagio sociale sia responsabilità morale dei soggetti, e quindi bisogna affrontarlo con la repressione e con il tema penale. Il Papa Francesco, non so se abbia letto Vacan, ma non mi stupirei, perché nel suo discorso all'Ilva di Genova del 2017 dice la stessa cosa, dice: la meritocrazia è una bella parola perché ha dentro il tema del merito, no? Il tema del talento, ma poi viene utilizzata male perché serve a colpevolizzare i poveri, a deresponsabilizzare noi dall'aiutare. Pensiamo al tema delle carceri, al fatto a come tutto il disagio attuale che viene fuori dai giovani, dalle violenze, venga affrontato dal governo attuale in termini soltanto repressivi. E tutto questo ha alla base questa idea che poi alla fine il disagio, la violenza abbia origine solo da responsabilità individuale. Ultimissimo tema. Così forse vado a sforare solo di 5 minuti, massimo 10, è
È il tema prettamente politico, cioè noi abbiamo parlato molto di una contrapposizione fra meritocrazia e democrazia, intesa la democrazia in senso sostanziale, per riprendere le parole di Piero, nei termini del costituzionalismo democratico progressivamente svuotato negli ultimi decenni di post-democrazia, no? De così definito. Ma la meritocrazia la possiamo vedere in contrapposizione anche alla democrazia politica vera e propria. Lo abbiamo già visto nel testo seminale di Yang, no? Con il discorso della Camera dei Lord al posto della Camera dei Comuni. Pensiamo che è uscito nel 2015 il libro di James Brannon, studioso di Princeton, non di Minsk, Against Democracy, in cui Brennan dice chiaramente che la democrazia va sostituita da un'epistocrazia in cui attraverso i test si stabilisce chi è in grado di votare e chi no. È un best seller tradotto in italiano, ovviamente, a cui è seguito un paio d'anni dopo un altro grande best seller del suo collega, sempre di Princeton, ripeto, non di Singapore per l'appunto, Daniel Bell, omonimo dell'altro Daniel Bell, che sostanzialmente dice che bisogna guardare al modello cinese. Modello cinese che è democratico in basso nel governo locale, ma a livello di apicale, il governo centrale è selezionato dal Partito Comunista in modo meritocratico, attingendo anche alla tradizione del mandarinato e confuciana, e l'Europa e l'Occidente è troppo integralista democratico, e da lì ci sono tutti. Attenzione, questi non è che sono con Trump, probabilmente sono elettori democratici perché vedono in questa restrizione del diritto di voto un'apertura appunto a quel merito, a quell'elite illuminata a cui guardava con preoccupazione Sandel, no? E che ritiene di essere assediata da un popolo di ignoranti, no? Che bisogna tenere fuori. Pensate che, per esempio, Brennan a un certo momento dice: sicuramente se noi facciamo questi test, il grosso delle donne afroamericane verrà escluso, perché statisticamente il livello culturale delle donne afroamericane è tendenzialmente più basso di altri gruppi. Ma lui dice proprio chiaramente: ma questo non vuol dire, perché questo farà in modo che le politiche riformiste dei governi saranno più efficaci proprio per risolvere i problemi delle donne afroamericane, sempre in questa utopia tecnocratico-fabiana, no? Che se tu mandi la gente colta, intelligente al governo, quella ti risolve il problema sociale anche in termini socialisti. Mi veniva anche a mente che ho forse omesso quando ho parlato del populismo penale. Tenete conto che, per esempio, Amartya Sen nel 2000 dice chiaramente in un saggio come la struttura di fondo della meritocrazia sia la stessa del razzismo, cioè l'idea di un qualcosa di innato, di naturalizzato dentro il soggetto, che poi porta a una divisione anche gerarchica fra i soggetti. Ecco, in The Bell Curve del 94, gli psicologi di Harvard, sempre, non del Vietnam, diciamo, sostengono che in questo grande libro, in cui si parla in positivo della meritocrazia, che i dispositivi dello Stato sociale vanno smantellati perché i rilevamenti antropometrici mostrano che i gruppi sociali come gli afroamericani e i latinos sono meno intelligenti degli altri, e quindi è inutile investire socialmente su questi, meglio è invece dare più soldi ai più capaci, i quali poi sapranno, ovviamente, con lo sgocciolamento far arrivare a tutti il benessere, via dicendo. Quindi è razzismo proprio puro, razzismo puro.
E per concludere, il sistema di Daniel Bell, poi alla fine di guardare al modello cinese, ci fa pensare che non aveva tutti i torti Ralph Dahrendorf a metà degli anni 90, quando ci ricordava inquadrare il cerchio, che si stava andando verso un modello Singapore, cioè un modello in cui finisce la coesione sociale. Si allentano i diritti civili con la securizzazione e si dà spazio solo alla libertà del mercato. Attenzione, perché il modello Singapore è quello, per esempio, che veniva sponsorizzato, anche su cui parlava bene Fukuyama nel 92, che era il testo seminale in cui si dice che questa democrazia che pacifica tutto il mondo, è una democrazia che vede i diritti sociali sottordinati alla libertà di mercato, che deve mantenere una sua efficienza senza confrontarsi con i diritti sociali. In questo sistema Singapore, che poi è lo stesso del sistema cinese di oggi, e vado veramente a concludere, noi ci ritroviamo, per esempio, in Cina, che stanno sperimentando una patente a punti, in cui i singoli soggetti, se hanno pagato, non hanno pagato delle multe, non hanno fatto la differenziata, hanno fatto troppi incidenti con la macchina, eccetera, perdono punti e perdono anche diritto all'accesso ad alcuni servizi sociali, non possono andare magari in aeroplano, insomma, perdono una serie di diritti. Su questa base, per l'appunto, meritocratica. Ci ha scritto su questo Simone Pieranni un libretto intitolato Black Red Mirror. Va bene, ma insomma, concludo perché mi sa che ho già sforato. Grazie. Grazie Salvatore per questa bellissima lezione. Hai mostrato, come dire, in filigrana la trama ideologica che orienta l'opinione pubblica, le forze politiche, i media negli ultimi decenni. È una lezione di cui avevamo bisogno, la cui registrazione tornerà molto utile perché c'è da risentire, da ascoltare, anche per la densità concettuale, diciamo, del tema. Ci sarà da ritornare su, meditare, imparare e assimilare questo contributo. Allora, io ho parlato già abbastanza, do la parola a chi vuole intervenire, pregandolo di essere breve perché abbiamo sforato, ma non per colpa di Salvatore, ma perché abbiamo fatto tardi per ragioni tecniche comprensibili. Scusa Piero, ai fini della registrazione voglio precisare che quando all'inizio ho parlato dell'autore di Excellence era John Gardner, non Garland, perché mi sono, ho avuto un lapsus perché Garland a sua volta è uno di quegli autori che si è occupato della securizzazione e via dicendo. Quindi nel caso in cui uno va a guardare poi gli autori. Pino? Comunque alla tua lezione ci sono acclusi dei pezzi, chi vuole approfondire ne ha la possibilità. No, volevo ringraziare anch'io il professor Cigar perché il tema della meritocrazia mi sembra davvero cruciale perché, come ha dimostrato ampiamente, sono legati il tema dell'eguaglianza, della giustizia sociale, della fiscalità e così via. Ed è un tema anche, tra l'altro, vecchissimo, direi, se si pensa alle opportunità di partenza. Strano che Croce avesse dimenticato che già nella Repubblica Platone pensava di strappare le famiglie, i figli appena nati per educarli in modo uguale per poter appunto poi garantire ai più meritevoli di avere maggiore successo. Però io quello che volevo dire è tutt'altro, cioè che a me pare che ormai il tema del merito abbia raggiunto il senso comune in un modo che sarà difficile sradicare. Io conosco molti giovani che vanno via dall'Italia, sono andati via dall'Italia perché dicono altrove viene privato il merito. In Italia non esiste il merito. E le persone anche più anziane,
come noi, non così colte probabilmente come noi, che hanno capito il senso profondo e l'origine del merito. Non credo nel merito perché credo la storia italiana sia corrotta e non sia in grado di garantirlo. Quindi noi abbiamo di fronte davvero un problema difficilissimo da risolvere, perché il tema del merito si è preso, diciamo, le coscienze individuali. E poi chiudo davvero, dobbiamo risolvere il problema però dalla selezione. Perché il problema, se non è il merito, come è stato chiarito, a dover orientare la selezione, noi un qualche sistema dobbiamo trovare. I magistrati vengono nominati sulla base di un concorso e negli Stati Uniti vengono eletti, ma non mi pare che questo sia un metodo preferibile a quello del concorso. Quindi noi che stiamo a sinistra, che vogliamo, puntiamo all'eguaglianza sostanziale, non formale, dobbiamo stabilire dei criteri che non puntino sulla democrazia, ma che facciano comunque emergere quel che c'è di meglio ai fini di una migliore società. Scusate, l'ho fatta lunga. Che faccio, Piero? Rispondo subito o raccogliamo un po' di... Sì, no, meglio rispondere subito, botta e risposta, così è più vivace. Allora, innanzitutto, diciamo, due punti. L'aveva già detto Piero all'inizio, tutti i discorsi che ho fatto non sono tanto legati a una messa in causa del criterio del merito, nei concorsi pubblici o nella... o anche nelle selezioni che possono fare soggetti privati. È normale che nel momento in cui c'è una scarsità di risorse, una scarsità di posti di ruolo e un'eccedenza di candidati, devi trovare degli strumenti e probabilmente il concorso e la gara è l'unico modo, no? Soprattutto nelle istituzioni pubbliche. Mentre invece in quelle private possono sicuramente agire con maggiore arbitrio, diciamo, da questo punto di vista. Il problema è un altro: il problema è se questa questione della gara o della competizione debba diventare, uno, un principio per gerarchizzare la società e quindi corrispondere, anche a. Non solo ad accrescere la diseguaglianza, ma anche a creare uno spirito, come dicevo a proposito degli Stati Uniti, di divisione sociale. L'idea di Young era quella che ognuno, o di Christopher Lash, che qualsiasi tipo di ruolo di lavoro ha la sua dignità e la sua importanza. Per esempio, Walser, nel suo. Nel suo fondamentale libro dell'83, la sua opera più importante, Sfere di giustizia, ha delle pagine sulla meritocrazia piuttosto importanti, e critiche sostanzialmente. E a un certo momento lui dice: i concorsi sono inevitabili, però alla fine è importante capire che un concorso è solo un concorso, cioè non bisogna metterlo al centro della divisione sociale. Vi racconto un aneddoto. Recentissimamente, quest'estate, proprio in una scena estiva, un mio grande amico, eravamo insieme alle elementari, che è diventato un grande matematico, diciamo, anche noto a livello internazionale, e che ora insegna a Firenze, ma è venuto via da Parigi proprio perché non si trovava proprio bene nel clima. E mi ha raccontato che, per esempio, lì quelli che vengono dalla normale, se si incontrano, no? Dio, ma tu sei del 2011? Sì, anch'io del 2011. Tu quanto sei arrivato? 27esimo, io 17esimo. E questo ne parla anche Rosanne Vallon nel suo libro su democrazia e uguaglianza del 2013, cioè che in Francia la tradizione napoleonica del concorso, che ovviamente raccoglieva tutte le tensioni illuministe antifeudali, ha creato però questo senso della competizione, della classifica, che poi hanno anche gli anglosassoni e ci stanno contagiando a noi, che si fa le classifiche delle università ormai, come per il tennis sostanzialmente. E questo il problema, non è il problema. Non c'entra nulla col discorso dei concorsi.
nel senso che ovviamente nel momento in cui c'è un concorso pubblico è ovvio, è sperabile che si cerchi dei criteri e poi di applicarli, no? Per mettere necessariamente in gerarchia i candidati. Altra cosa, ecco, l'altro problema è che però ogni giudizio non può che essere soggettivo, non si può pensare che si possa quantificare e trovare dei parametri oggettivi, e quindi ogni giudizio di ogni commissario, commissione di concorso necessariamente è soggettivo e opinabile. L'altro problema che diceva lei, quello dei giovani che vanno fuori, ma il problema è proprio questo, che negli ultimi 20-30 anni si è, diciamo, diffusa la convinzione tossica secondo cui il problema del lavoro in Italia è dovuto, la mancanza di lavoro in Italia è dovuto al problema delle raccomandazioni e dei favoritismi, il che è proprio un'illusione ottica, perché è ovvio che se tutti quelli che vanno all'estero avessero vinto loro i posti, ci sarebbero stati altrettanti che si sarebbero trovati in difficoltà. Comunque, il discorso delle raccomandazioni e del favoritismo viene focalizzato per far dimenticare il problema della mancanza ovviamente di lavoro, e questo, per esempio, a livello intellettuale, per la ricerca e per l'università è normale. Se noi abbiamo il 30% in meno di investimento dei grandi paesi occidentali, è normale che tanti bravi non trovino il posto. Se noi si fosse coperto quel gap, sicuramente il problema lo sentiremmo molto meno. Poi ci sarebbe sempre qualcuno che per motivi X non riesce a trovare la sua collocazione, eh? Ma sarebbero sicuramente molto meno. Ma poi, guarda, associata a questa narrazione tossica, c'è anche l'altra, che in Italia a livello della ricerca è basso perché ci sono i favoritismi. Questo ormai è abbastanza dimostrato che è falso. È stata fatta una simulazione che se noi prendiamo queste famose classifiche, i ricercatori italiani, diciamo, hanno una posizione che non è proprio apicale, buona, ma non proprio apicale. Si è provato a fare a stilare la stessa classifica aggiungendo un coefficiente che non c'era, cioè quanti soldi vengono investiti dal proprio paese nella ricerca. Se si aggiunge questo, i ricercatori italiani sono al primo posto, più degli Stati Uniti. Cioè, non so se ci rendiamo conto che Harvard, Princeton da sole hanno più risorse di tutte le università pubbliche italiane messe insieme. Non so se ho reso l'idea. È ovvio che poi la gente si sistema lì, ci sono tanti italiani che arrivano. Però se tutti questi italiani sono così competitivi ad Harvard, in Francia, eccetera, vorrà dire che l'università italiana tanto scarsa non è. Poi c'ho anche altri aneddoti da raccontare di ragazzi nostri che vanno all'estero, tornano e fanno le comparazioni su come funziona. Potrei parlare del collega finlandese che non è riuscito a diventare ordinario perché mi ha detto che in Finlandia c'è una situazione praticamente tribale, per cui entrano solo quelli della città, non del paese, nel posto. Quindi, insomma, il problema è che ci sono state. Questo non significa che in Italia non ci sia il problema del favoritismo, eccetera. Io personalmente, e spero tanti altri, cercano di risolverlo comportandosi bene quando sono chiamati ad agire. Però purtroppo io temo che negli ultimi 20-30 anni si sono utilizzate delle narrazioni tossiche funzionali all'attacco alle istituzioni pubbliche. Questo è avvenuto per la sanità, che come sappiamo quella italiana è praticamente anche lì a livelli. Ora non voglio rubare il mestiere alla Meloni, ma insomma è proprio credo sia in cima cioè il livello scientifico dei medici. E la speranza di vita degli italiani è sempre in cima con il Giappone, la Norvegia, eccetera. È cominciata a scendere di alcuni mesi negli ultimi anni, non a caso con l'inizio di questi tagli alla sanità.
Perfetto, Salvatore, grazie. Molto d'accordo. Chi vuole intervenire? C'è nella chat qualcosa scritto? Ha scritto una persona, scusate. E allora? Chiesto qualcosa sul Qual è la? merito. Ringrazio No, non molto sono per io, ma l'interesse, c'è soprattutto una poter signora partecipare che ha dopo aver fatto scritto. altri. Possiamo Sono io contrapporre la forse. parola merito? La Laura! Eccola! Sì. Alle opportunità, ma mi hai confermato il concetto che pensavo, l'hai confermato poco fa, mancano le Certo. opportunità, quello che dici, mancano i posti di lavoro, mancano le risorse economiche, quindi mancano le opportunità. Quindi confermi. Sì, poi diciamo che l'idea è appunto che il merito, questo c'era già in Young, che una società, diciamo, è quanto più democratica, quanto consente a tutti i soggetti di sviluppare le proprie potenzialità, cioè una società che non sia incentrata solo sul premiare l'eccellenza. L'eccellenza va incentivata, ovviamente, i grandi geni, eccetera. No, non va livellato, però allo stesso tempo, come diceva sempre Toney, anche le persone comuni che non hanno particolari talenti hanno però dei loro talenti, hanno però delle loro doti, hanno delle loro vocazioni e anche queste sono necessarie e fondamentali alla crescita di una società. E questo il senso di uguaglianza che ci deve essere in una democrazia, diciamo in una repubblica, che è un termine che forse può rappresentare meglio la questione. La Repubblica è un regime in cui le diseguaglianze non possono mai andare oltre un certo limite che fa sì che i soggetti debbano essere dipendenti da altri soggetti. Questa è un po', questo lo spiega anche abbastanza bene anche, insomma, Tiroli, eccetera. E questo è il discorso. Quindi nelle repubbliche non ci può essere troppa diseguaglianza e purtroppo noi da un po' di tempo non siamo più repubblica, anche perché si sono sfarinati quei soggetti sociali, partiti, sindacati che aiutavano i soggetti a essere più forti e quindi a poter contrapporsi alle minoranze dotate di ricchezza e di prestigio. E quindi la gran massa delle persone deboli ormai non sono più cittadini come gli altri, quindi non siamo più in una repubblica, siamo in democrazia così formale. Questo. Colgo l'occasione per invitare tutti il 7 ottobre a manifestare a Roma con la CGIL e con altre associazioni. Proprio per questo l'abbiamo chiamata la Via Maestra e tra i punti delle rivendicazioni della manifestazione ci sono anche questi, cioè poter dare le opportunità alle persone. Parleremo dell'assenza del servizio pubblico della sanità, parleremo dei giovani, della violenza sulle donne e quindi vi invito tutti a poter partecipare. Contattate le sedi CGIL più vicine e potete raggiungerci con i bus o con i treni. Alle 14:30 si parte da Piazza della Repubblica a Roma e arriveremo a Piazza San Giovanni. Grazie. Grazie. Grazie Laura. Se non c'è nessuno che C'è interviene. Maurella Carbone che ha chiesto di intervenire. Sì. Brevemente, visto che è stato detto del 7 ottobre, si parlerà anche di Ciao autonomia Maurella. differenziata. Allora, a proposito di autonomia differenziata, il ministro Valditara, quindi il ministro del Merito, prevede un percorso abbreviato per gli istituti tecnici professionali dai 5 ai 4 anni e convogliarli poi eventualmente in questo istituto superiore, istituto tecnico superiore. Allora io mi chiedo se questo vuol dire anche, diciamo,
tagliare le gambe alle pari opportunità per ragazzi che frequentano le scuole superiori, cioè convogliati in un sistema, diciamo, tecnico, a loro non verrà più permesso dopo 4 anni di studio superiore, quindi di scuola professionalizzante superiore, l'accesso all'università e convogliati soltanto in questo sistema di istruzione pubblica. Io credo che questo qui è un grave attacco alla democrazia e quindi alle pari opportunità e proprio il Ministero del Merito provoca quindi un demerito rispetto a un settore, diciamo, dell'istruzione. Io volevo sapere se il professor Cingari Salvatore, insomma, è d'accordo con questa visione. Io sono molto preoccupata, Sì, anche se sto infatti, all'estero. ma vedi, il problema è proprio questo. Nelle idee di Ricolfi della Mastrocola, che hanno largamente ispirato il Ministero del Merito, c'è l'idea che la scuola pubblica debba funzionare da ascensore sociale, e attualmente per via del lassismo e l'egualitarismo sessantottino non lo riesce a fare. Ma per consentire ad alcuni che sono veramente nella Mastrocola ci sono proprio elementi anche irrazionalistici, cioè c'è l'idea che ognuno ha una propria essenza, un dono dentro, e quindi ci sono quelli che possono studiare e altri che è inutile che continuano a studiare, che disturbano e basta. Questi vanno convogliati nelle canali di scarico tecnico-professionali. Altra cosa poi è la valorizzazione della cultura tecnica, eccetera. Questa era la posizione stessa della riforma Gentile, e non a caso Gramsci nei quaderni sostanzialmente dice: quando io sento parlare dell'educazione professionale come dell'espandere l'educazione professionale come veicolo di democrazia, sostanzialmente prendo la pistola. Non dice propriamente così, ma di fatto dice così. Ecco. Per i motivi che abbiamo detto, perché Gramsci sapeva che quella idea si mascherava da idea democratica, perché sostanzialmente si maschera dell'idea che bisogna trovare collocazione, dare gli strumenti ai soggetti per poi trovare lavoro e tutto quanto. Ma in realtà maschera la necessità di mantenere le gerarchie di classe. Grazie professore, credo che il tempo sia scorso velocemente, ma scorso, quindi chiedo a Piero di darci appuntamento alla prossima lezione, e mi riprometto di rimandargli un link sufficientemente accessibile, e quindi ringrazio ancora professore, perché è stata veramente una lezione interessantissima, e ringrazio Piero anche per questa opportunità di approfondire questi temi. A Piero, a te la parola. Grazie a te Roberto e grazie Salvatore, anche per le riflessioni assolutamente condivisibili che hai svolto per rispondere alle questioni poste. Allora, do appuntamento a giovedì 12 ottobre alla lezione del professor Emiliano Brancaccio sul tema guerra capitalista e condizioni economiche per la pace. Quindi mi pare un tema di grande interesse, il tema della guerra svolto da un economista molto bravo, molto, molto prestigioso. E quindi vi raccomando, fate pubblicità alla nostra scuola, mandate in giro, il nostro invito. Grazie e buonasera a tutti. Ciao. Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Ciao Piero. Grazie. Buona serata, Grazie, ciao. buonasera a tutti.